Pompieropoli è una delle sorprese per i bambini allestite in piazza del Plebiscito in occasione della festa della Befana, un percorso per insegnare la sicurezza attraverso attività ludiche. Ma in piazza questa mattina c'erano anche altre sorprese, come il forno per le pizze e soprattutto la tradizionale scena della Befana, che come di consueto è scesa a regalare caramelle. L'ormai classico appuntamento è organizzato dall'assessorato all'istruzione del comune di Napoli e dal comando provinciale dei vigili del fuoco, che insieme con la fanfara dei pompieri anche quest'anno ha rinnovato il proprio impegno a rendere speciale un giorno molto amato dai bambini. Quello che è bello è questo legame forte che abbiamo anche recentemente rafforzato con un protocollo tra la città di Napoli, quindi il comune e i vigili del fuoco. Loro sono molto amati dai napoletani, fanno un lavoro molto importante, molto radicato, stanno sempre pronti in caso di emergenza ed è giusto in queste occasioni anche con un sorriso ricordare il lavoro che loro fanno con tanta passione, con tante difficoltà, spesso con poche risorse, ma con tanta umanità. Ci sta nella calza, non riesco a immaginare una calza senza carbone. Quindi va bene anche il carbone per ricordarci sempre che nella vita ci sono le contraddizioni e ci sono le cose belle ma anche le cose brutte che dobbiamo affrontare ogni giorno. La cosa più dolce della città di quest'anno. La serenità che ho visto nell'ultimo mese nel volto di tanti napoletani che stanno riscoprendo un forte senso di appartenenza che aiuterà molto la città ad affrontare il 2016.